E una delle zone più belle di Montesilvano per la vista del mare è il Fresco della Pineta. Siamo all'altezza di Via L'Aquila, per intenderci, dove si è svolto 2 anni fa il Jova Beach Party. Di sera però questa parte di riviera, circa 300-400 metri, inizia a trasformarsi e nelle ore più buie sfruttatori senza scrupoli accompagnano sulla strada giovani donne, soprattutto straniere, in attesa di clienti. Fenomeno vecchio di anni da queste parti, ma che l'amministrazione De Martinis intende ora prendere di petto con una profonda riqualificazione della zona, come sottolinea l'assessore Anthony Aliano. Abbiamo pensato che tutte le misure che avevamo adottato nel tempo poi fondamentalmente avevano dato risposte solo nel breve periodo e quindi abbiamo pensato di riqualificare completamente l'area, di fare una sorta di riqualificazione antropica, quindi rendere vivibili i posti, illuminarli e a quel punto farli vivere dal turismo e dalla cittadinanza, consentendo quindi a loro di sfruttare il territorio, mandando via in buona sostanza tutto quello che è il degrado e il malaffare in altre zone. Ha parlato di luci, quindi tutta questa zona verrà illuminata e poi soprattutto sparirà questo muretto che si trova alle nostre spalle. Abbiamo l'esigenza di aprire questa gabbia. La dobbiamo aprire intanto cominciando dal muretto, eliminiamo il muretto e illuminiamo tutta questa zona, quindi la rendiamo appetibile ai turisti, ai cittadini, la rendiamo visibile, rendendola visibile chiaramente facciamo scomparire tutti quei fantasmi che si vanno nascondendo tra le piante. Questa zona verrà riqualificata, magari lo sfruttamento avverrà più avanti o più indietro? Avremo modo di capire in realtà poi dove andrà a collocarsi il fenomeno. Sicuramente questo intervento riguarderà tutto il lungomare, quindi non solo questo pezzo. Iniziamo da questo segmento e poi andremo ad estenderci su tutto il lungomare. Avremo modo quindi a quel punto di capire dov'è che il fenomeno vada a spostarsi, augurandoci che non rimanga a Montesilvano, e interverremo sul punto sulle norme tecniche di attuazione per cercare di reprimere il fenomeno per mezzo di sequestri e atteggiamenti di carattere urbanistico amministrativo. Non abbiamo parlato di tempistica, quando partiranno questi lavori di riqualificazione, quando termineranno? Auspicabilmente entro pochi giorni dovrebbero partire, al massimo per i primi di settembre, dureranno all'incirca un paio di settimane.